CEMAC e all'interno del laboratorio coordino e sovrintendo a tutte le attività di servizi e di ricerca che quotidianamente mettiamo in campo, sviluppiamo a favore delle imprese del territorio nazionale e del territorio europeo. Ciò di cui vi vorrei parlare oggi, considerato che i nostri due ambiti prevalenti di intervento sono la scienza dei materiali da una parte e l'energia dall'altra, è tutto ciò che riguarda le problematiche di scambio termico e le proprietà termiche dei materiali. Proprio per questo ci troviamo qui oggi nel nostro laboratorio Prove Termofisiche. In questo ambito l'obiettivo con cui io e gli altri membri del gruppo di ricerca operiamo è quello di sviluppare e qualificare per il mercato soluzioni innovative che consentono all'industria di risolvere le problematiche che afferiscono e che si riferiscono a tutto ciò che riguarda i fenomeni di scambio termico e ovviamente le implicazioni che questi fenomeni hanno su materiali, componenti e sistemi complessi. Questo ovviamente costituisce una grossa opportunità per i partner industriali che si rivolge a Certimac in fase di progettazione, di prototipazione, in maniera tale da poter identificare in maniera predittiva prestazioni, condizioni critiche di funzionamento e anche per ottimizzare la fase di produzione industriale. Per rispondere a questa sfida abbiamo investito fin dal 2008 nel settore della caratterizzazione termica dei materiali e ad oggi possiamo contare su competenze e su un parco macchine unici sia per quanto riguarda le attività di ricerca che di certificazione di materiali e sistemi. E in questo modo possiamo ad oggi determinare sperimentalmente tutti i parametri termici di riferimento, quali ad esempio la diffusività termica, il calore specifico, la conducibilità termica di materiale allo stato solido, liquido e polverulento. Tra l'altro questo può essere fatto in un ampissimo range di temperatura che complessivamente tra i tre strumenti va dai meno 90 gradi ai 1250 gradi centigradi. A questo si aggiunge poi la possibilità di misurare parametri come l'emissività termica, che caratterizza lo scambio termico per il raggiamento dei materiali, e la possibilità di qualificare sistemi, componenti, infrastrutture in esercizio, in fase d'opera, mediante una termocamera professionale che opera all'interno di un range di temperatura tra meno 60 e 1100 gradi e alcuni termoflussimetri da campo, così da determinare il grado di isolamento complessivo di infrastrutture sia in ambito civile che industriale. A chiusura del cerchio c'è anche la possibilità di implementare modelli di simulazione termica attraverso elementi finiti, metodi degli elementi finiti, i quali consentono in via predittiva di studiare fenomeni di carattere termico, comportamento complessivo di sistemi ingegnerizzati, così da dare in maniera predittiva risposte concrete a quelle che sono le esigenze industriali, sia in condizioni di funzionamento stazionario che in condizioni di funzionamento dinamico. Queste nostre competenze, soluzioni e servizi ci hanno portato dal 2008 ad oggi ad analizzare più di 2000 materiali appartenenti ai settori industriali più disparati. E questo ha consentito alle imprese che hanno potuto usufruire e beneficiare di questo servizio di qualificare i propri materiali per il mercato, valorizzandone il grado di isolamento o quelle che sono le loro prestazioni termiche in relazione alla destinazione d'uso, di ottimizzarne le prestazioni e l'affidabilità e soprattutto laddove lo scambio termico gioca un ruolo di primo ordine o costituisce una criticità importante. Questo tipo di servizi, di ricerca e di caratterizzazione hanno consentito molto spesso di ridurre i tempi di sviluppo e di industrializzazione per sistemi e soluzioni.